Molti di voi mi hanno chiesto se il TFR spetti in ogni circostanza, anche in caso di licenziamento per giusta causa o per dimissioni volontarie. La risposta è sì, ma con alcune precisazioni. In questo video scopriremo quando spetta il TFR e quando invece questa somma può essere ridotta dal datore di lavoro. Allora iscrivetevi al canale così resterete aggiornati sulle novità del mondo legale. Noi intanto mandiamo la nostra sigla. La legge. Come saprete bene, il TFR è una forma di retribuzione differita, una sorta di salvadanaio che si accumula durante il rapporto di lavoro. Ogni anno una quota della retribuzione lorda del dipendente viene accantonata per formare il TFR. Il calcolo del TFR è molto facile: per ogni anno di servizio al dipendente spetta una quota di TFR pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. A questa quota si aggiunge la rivalutazione annuale in base all'indice Istat. Il TFR spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa. Quindi il TFR deve essere liquidato in caso di dimissioni volontarie, di dimissioni per giusta causa, di licenziamento per ragioni economiche, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di licenziamento per motivi disciplinari anche se per giusta causa, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di fallimento dell'azienda o sottoposizione a procedure concorsuali. In questo caso il TFR viene liquidato dal fondo di garanzia dell'INPS. Infine viene liquidato il TFR anche al raggiungimento della pensione o alla morte del lavoratore. In questo caso il TFR spetta ai familiari del lavoratore anche se hanno rinunciato all'eredità. Il TFR va liquidato dal datore di lavoro in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro. Di regola viene liquidato insieme all'ultima busta paga, però i contratti collettivi possono concedere all'azienda un periodo, diciamo così, di tolleranza per il versamento del TFR. Questo perché molte aziende utilizzano proprio il TFR come forma di autofinanziamento. Di conseguenza, la corresponsione dell'intero ammontare in un'unica soluzione potrebbe risultare complicata, specialmente in situazioni di crisi di liquidità o magari quando il pagamento deve essere effettuato contemporaneamente a più dipendenti. Tuttavia, la necessità di effettuare più versamenti nello stesso momento a seguito di molteplici cessazioni del rapporto di lavoro non è una valida giustificazione per l'azienda per ritardare il versamento del TFR, quindi fatevi furbi, chiedete subito il pagamento. Ci sono alcuni casi in cui il lavoratore potrebbe perdere una parte o l'intero TFR. E ciò succede innanzitutto in caso di anticipo del TFR richiesto dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro. Vi ricordo che è possibile ottenere una liquidazione anticipata del 70% del TFR per l'acquisto della prima casa, per spese sanitarie e per sé o familiari, per spese per formazione del lavoratore o dei figli. Bisogna avere almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. L'anticipo può essere richiesto una sola volta per ciascuna delle motivazioni che vi ho elencato. Una parte del TFR si perde anche in caso di pignoramento in corso. Se il dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha un pignoramento dello stipendio ancora in corso, la trattenuta si trasferisce automaticamente sul TFR senza bisogno di un ulteriore atto di pignoramento del creditore. Questa trattenuta tuttavia non può mai superare un quinto, così come del resto è previsto per le varie mensilità della retribuzione. Anche con la cessione volontaria del quinto dello stipendio si deve rinunciare una parte del TFR. Difatti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non è più tenuto a versare le rate del prestito, ma ha l'obbligo di trattenere il TFR del dipendente e di versarlo alla banca o alla finanziaria fino a concorrenza del debito residuo. La banca utilizza il TFR ricevuto per estinguere quindi il debito residuo del prestito. Se il TFR è superiore al debito residuo, la differenza viene versata al dipendente. Se invece il TFR non è sufficiente a coprire l'intero debito, la banca può rivalersi sul dipendente per la parte rimanente. In questo caso il dipendente dovrà continuare a rimborsare il prestito con le proprie risorse. Non ci sono limiti quindi alla rivalsa della banca sul TFR. La banca può aggredire l'intero TFR del dipendente per recuperare il credito residuo. Infine, il TFR si potrebbe perdere in caso di danni provocati dal lavoratore. Nel caso in cui il lavoratore abbia procurato dei danni al proprio datore, questi non può autonomamente trattenere il risarcimento dalla busta paga, ma deve prima agire in giudizio contro il responsabile affinché sia il giudice a condannarlo e a liquidare l'esatto importo. A seguito della sentenza, il datore di lavoro può compensare il risarcimento previsto in sentenza con il TFR anche per l'intero ammontare. Non opera in questo caso il limite del quinto previsto invece per i normali pignoramenti.
Anche in caso di dimissioni volontarie, il lavoratore ha pieno diritto a ricevere il TFR maturato. Non ci sono penalizzazioni o riduzioni dell'importo spettante. E lo stesso vale in caso di licenziamento per giusta causa, per quanto determinato da un grave comportamento, spesso doloso, del lavoratore. Ad esempio, ha diritto al TFR il lavoratore che resta a casa per diversi giorni e non va a lavorare senza giustificare il motivo della propria assenza. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.